Ogni scarafone è bello a mamma sua. Così recita un detto napoletano, come per dire che per i genitori anche il figlio più brutto è bello, ma ciò non vuol dire che non si abbia o non si debba avere una particolare predilezione verso uno. E così anche per l'artista. Ha lei una particolare preferenza verso una delle sue opere e verso quale di queste? Per la verità, sì, c'è sempre qualche quadro che ti rimane un po' più nel cuore, diciamo, e qua ce n'è uno che io ho portato e che non venderò in ogni caso, anche se me lo chiedessero, comunque. Ed è quello, ed è la Mazzonomachia. È un dipinto del 79, quindi abbastanza vecchiotto con gli anni. Però ci sono parecchio affezionato a questo quadro, infatti lo tengo a casa io, l'ho portato così per farlo vedere, ma non sono intenzionato a vendere un quadro del genere, quindi rimarrà a casa mia. Questo è uno, poi un altro che ho a casa ed è Adam ed Eva. Ma sono tutti i quadri che ho fatto, fra l'altro molto grandi, che ho fatto molti anni fa. E quelli sono rimasti dentro, quelli non li esco più, non li faccio neanche vedere più, perché oramai fanno parte di me, della mia casa, rimangono a casa con me. Poi, come capita, secondo me, nelle famiglie, dici vendere un quadro è come dare via un figlio. In effetti io non è non lo sento come darlo via un quadro quando lo vendo. Io secondo me è come un figlio che si fa la sua strada da solo e quindi va a vivere da solo per i fatti suoi, quindi si farà la sua strada, avrà altra gente che lo vedrà. Non lo vedrò soltanto io o pochi amici che vengono a vedere il quadro nel mio studio, ma sarà visto da tanta altra gente fuori, quindi farà la sua strada. Preferisce di più esprimersi con la pittura o con la scultura? E dove trova particolare difficoltà? Qual è la differenza tra l'una e l'altra? Non posso dire di prediligere l'uno dall'altro, perché la pittura mi dà certe sensazioni e mi dà la possibilità di essere, diciamo, più immediato nel risultato. La scultura, a differenza della pittura, la scultura è tridimensionale, cioè ci gira attorno, la fai tutta, la vedi davanti, dietro, di lato. Mentre nella pittura devi dare solo l'illusione della tridimensionalità, perché è bidimensionale, cioè l'altezza e la larghezza, e la profondità è tutta un'illusione. Mentre nella scultura c'è anche la profondità reale, quindi è qualcosa che ci gira attorno e riesci a vederla per quello che è veramente. Quindi sono due cose molto diverse, però devo dire che io ho iniziato a fare scultura da pochi anni, prima non lo facevo. E mi sono accorto che mi viene facile come disegnare, quindi, e mi piace molto farla. Per cui sono due cose diverse, ma piacevoli tutte e due. La differenza fra arte sacra e arte profana, maestro Merlino, ed eventualmente ci dica anche se trova difficoltà a trattare l'una o l'altra. Il fatto dell'arte sacra nelle mie opere, io non trovo differenza fra fare qualcosa di sacro o fare un nudo in scultura. Per me è la stessa cosa precisa. Io la cosa che a me interessa di più nel fare la scultura è trasferire, come posso dire, l'anima, non lo so, il movimento, la vita nelle cose che faccio. Infatti se ci fa caso, le cose che vedrà, anche quelle piccole, i modelli piccoli di scultura che ho fatto, hanno tutto un movimento, e il movimento è vita, non faccio le cose bloccate, ferme,
Sono morte, le cose ferme sono già morte, non mi piacciono. A me piace fare le cose in movimento. Infatti, se vedrà quel Padre Pio che ho fatto a grandezza naturale, ha molto movimento rispetto a tanti altri che se ne vedono in giro. Poi, fra l'altro, ha una particolarità: lui indica con la mano un crocifisso per ricordare alla gente che lui è il santo. Sì, siamo d'accordo, ma può essere da tramite, ma il miracolo poi, se lo decide di farlo, va Dio, non è lui a farlo. Quindi molto spesso la gente questo lo dimentica un po'. Voglio dire, la differenza io non noto tanta differenza nel fare le cose sacre e le cose nude, chiamiamoli profano, per me non c'è niente di profano, per me è tutto sacro. Sacre, papi, Madonne, santi, ne ho fatti tantissimi, anche a grandezza naturale, moltissimi sono all'Oasi Troina, da Padre Ferlauto, ho fatto Pio XII a grandezza naturale, Papa Paolo VI a grandezza naturale, Padre Pio, poi moltissimi quadri dipinti, là è pieno di cose mie a Troina. Poi in progetto c'è un'altra opera sacra per una chiesa, sul lungomare qua a Sant'Agata è pronta, deve andare solo in fonderia, una sirena che verrà messa su una fontana. Già solo la sirena è 3,5 metri alta e quindi sarà una cosa che mi darà molta soddisfazione il fatto stesso che me l'hanno ordinata, addirittura me l'ha ordinata quando c'era ancora il commissario qua a Sant'Agata, il commissario al comune. E quindi comunque è pronta. Adesso, quando finiranno di fare l'ultimo tratto a lungomare, verrà messa questa fontana.